Sono auto per esempio. Allora, ricominciamo, dicevo che ripassiamo velocissimamente questo aspetto. Quindi il programma può ovviamente stampare sullo standard output e stampare sul file. No? Vabbè, questo è printf, questo apri il file. Comunque si può anche mandare lo standard out sul file con programma maggiore file. D'accordo? Quindi se uno starta sullo standard out, se poi lo vuole buttare sul file, può usare il maggiore. D'accordo? Quindi poi new plot può prendere chiaramente l'input dal file, questo è plot file.dat, quello, oppure può diciamo prendere dallo standard output, questo mettiamo su, questo è plot file.dat, oppure può prendere dallo standard output con plot minore programma. Bene? Minore perché in realtà un programma, oltre che buttare su un file, dovrebbe anche prendere da un file con il minore, quindi lui prende dal file con il minore. Ah, sì, d'accordo? Quindi queste sono le due maniere. Infine, cosa può fare? Può fare il contrario, cioè da un programma la terza cosa è aprire un file con un plot, quindi f uguale t open new plot, quindi il programma che apre un file con new plot, un tubo con new plot. E poi gli dice print quello che segue con, no? Quindi sta sparando sullo stesso canale e poi chiaramente c'è printf e i dati. Ma ecco il print di colpaccio per dire come stare in plot. Scusami, questo? Questo è un f printf f virgola, quindi il file ti appare a tutti gli effetti come se fosse un file, quindi queste due cose sono molto simili. Va bene, certo. Cioè si stanca sul file e poi dal file per esatto. Il blog, solo che non lo sanno come file a te, perché lo sanno nella legge. Sì. Quindi diciamo, ovviamente quale usare? Beh, allora diciamo, questo approccio è quello più standard, cioè se devi fare un programmino piccolino che spara i dati, tanto vale farlo stampare sullo standard output, poi o salvatelo sul file o plottate. Il file si usa soprattutto se c'è più file, cioè se in un file c'è un altro tipo di dati, un altro file, un altro tipo di dati e così via, allora ovviamente conviene aprirsi tutti i file che servono e salvare i dati nei vari file. No? Questo è tipicamente dove si fanno le animazioni, cioè come si è fatto con il Lennar Jones per vedere se tutto sta andando bene, per capire cosa deve succedere. Ovviamente per una produzione scientifica alla fine conviene tenersi i file, oppure potete anche in realtà sparare questo su tutti i comandi su un file e poi dire al mio prodotto di prendere dal file. Cioè, se questo qui invece di fare questo fai f open pippo.gp, va bene? Stampi dove ti pare e poi fai new plot pippo.gp, è la stessa cosa. Salvare sia uno locale, cioè sia anche salvare due volte il file, no? Oppure salvare due volte il file, oppure puoi, si può fare tante cose, eh? Si può in realtà, c'è un programma che si chiama T,
che prende lo standard input, lo spara su un file e poi lo spara anche sullo standard output. Infatti è chiamato così perché con un QAP, no? Per cui se dovresti anche fare il tuo programma, no? File t pico.dat file new plot, se spari sullo standard output, lui divide, cioè dubbio, no, se lo salva sul file, glielo passa anche al new plot, e il new plot, insomma, di fantasia se ne può fare tante, d'accordo? Quindi, diciamo, provate, giocateci, questo è un'altra cosa che si può fare. E chiaramente questo, il pipe però l'abbiamo aperto qui, così, ma se no invece di aprirlo così, si può chiedere al sistema operativo di aprirlo lui, con il segno di barra verticale. Quindi se puoi anche sparare sullo standard output non solo i dati, ma anche tutti i comandi per il new plot, e poi passare al new plot dallo standard input, con o senza questo. Per me? Perché passa dal programma, di più tocca al programma. Perché diciamo, te dal new plot è scomodo, ma te dal new plot puoi dirgli plot, plot meno, no? E poi a mano mettergli i dati, si torna? Bene, fino a mano. Quindi può anche prenderlo dalla stampa. Se un programma ti stampa questa roba, puoi anche passargli al new plot, e il new plot mi casasse se è lì o se è il programma che gli sta passando. Torna? Quindi se te fai program file new plot e dal program fai print f plot quello che segue with lines, e poi for print f i dati e poi print f end new plot dello standard, perché usa non sa mica da dove viene, da dove vengono i dati, gli scrivo a tastiera perché tu gli mandi, che sia un programma che gli rimanda, no? Quindi questa è anche un'altra maniera per fare sempre le stesse cose. Quindi il pipe lo puoi fare o lo apri dal programma o lo apri il new plot quando fa plot minore questo, lui non fa perché un pipe può prendere la scala di o che arriva al sistema operativo. Questo è anche la cosa, fare new plot minore programma. Possono fare vari giochi. Va bene, questa era per riassumere. Ovviamente anche Unix può, come il C, o ti può scrivere degli script che sono assolutamente illeggibili, non capisce assolutamente cosa fare. Ok, allora ieri cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto alcuni modelli di Domani Kinsen, che è un modello più semplice, penso, in cui abbiamo un reticolo non dimensionale. Avevamo x, dove si chiamavamo xi, questo vuol dire xi al tempo t, va bene? Questa qui. E poi continuiamo a visualizzare il tempo in questa maniera, ci costruiamo diciamo, un y, o no, viceversa, diciamo questo y, questo x, come volete voi, no? A partire da x, usando una regola locale. La regola locale più semplice che non sia banale è di 2 in 1, quindi ogni 2 spin o bit o opinioni, come volete, si trasferisce per la successiva. Allora, quindi possiamo pensare che siano 2 opinioni, oppure che questi siano 0, sano, 1, malato, e dobbiamo vedere se la infezione arriva fino a un tempo molto lungo. Quindi si chiama percolazione diretta perché più o meno il problema della percolazione
vista nel tempo. Allora, quindi tutto il programma, tutto il sistema è legato chiaramente alla dimensione n del t, al tempo t della simulazione e alle probabilità locali di transizione. Quindi, tau di avere x e y al tempo t più 1 dato y i al tempo t, y t più 1 al tempo t. Va bene? Che considera la condizione periodica, quindi qua è come se ci fosse la prima, il primo spin e la seconda copia anche in fondo. Quindi queste qui, quindi queste qui sono, diciamo, un vettore tau di 1 dato 0, 0, tau di 1 dato 0, 1, tau di 1 dato 1, 0, tau di 1 dato 1, 1, e chiaramente tau di 0 dato x, y è uguale a 1 meno tau di 1 dato x, y, perché dato x, y o si va in 0 o si va in 1. Quindi in realtà abbiamo 4 parametri liberi. Abbiamo detto che la simmetria è se noi li mettiamo uguale o uguale a P, questo lo mettiamo uguale a Q, questo lo possiamo chiamare W, ma lo prendiamo 0, almeno per ora quando vogliamo, perché così abbiamo uno stato assorbente, cioè lo stato di 0, e poi lo prendiamo di 0, non verranno a fare un 1, quindi sicuramente uno stato assorbente. E questo ci permette di avere una transizione di fase anche in un modello in una dimensione con interazioni, diciamo, a distanza finita, se no, così, cioè, parlare di dimensioni, come vedevo con il modello di Ising, oppure con interazioni infinite, una quadra singolare. Va bene? Tornando. Ok, abbiamo, sulla base di queste probabilità locali, possiamo, quindi se ora chiamiamo x, il vettore x1, xn, y, il vettore y1, yn, sulla base di questo ci potremo costruire una matrice n di x dato y come prodotto su v di tau di xi dato yi, yi più 1. Per la probabilità di vedere tutta questa è il prodotto di dire, vabbè, la probabilità che questi due mi dia questo, per la probabilità che questo mi dia questo, per la probabilità che questo mi dia questo, per la probabilità che questo mi dia questo, e così via. Torna. Cosa questa qui che, forse pure che facciamola subito, mi permette anche di fare vari tipi di approssimazione. Ora vedremo. Bene? Quindi, la matrice va su... Sono 2 alla n per 2 alla n. E poi sono tutte le possibili configurazioni di partenza, tutte le possibili. Esatto. Quindi m, ora poi lo faremo perché è esattamente quello che devo fare ora, è una 2 alla n per 2 alla n, quindi più di n uguale a... Poi più di tanto si può fare. Non so, si potrebbe studiare tutto con la matrice questa qui. Va bene? Ok, quindi c'è questa, poi c'è anche la versione, diciamo, leggermente più complicata, però stiamo con questa qui. Cosa vogliamo fare? Si può fare, diciamo, a parte, ieri si è visto come fare la simulazione, e diciamo, ovviamente la prima cosa che fare è la simulazione, e quello che vede è che con W uguale a 0 abbiamo, diciamo che qui sia P, Q, qui sia P, abbiamo una zona qui dove l'unico stato asintotico è lo stato assorbente, mentre qui questa è una zona dove, diciamo, se volete, l'elasticità è rotta, cioè che non c'è un unico stato asintotico, chiaramente nel limite per n che va infinito, eh? E quindi qui abbiamo sempre lo stato 0 che però diventa instabile e poi c'è uno stato, diciamo, attivo. Non è una configurazione sola, è un insieme di configurazioni, una distribuzione di probabilità allargata, non una delta su una sola
configurazione, no? Cioè, qui c'è la delta su una sola configurazione. Va bene? Cioè, ricordiamoci, qui lo stato del sistema è determinato dalla probabilità asintotica, no? X per t che tende all'infinito, di osservare la configurazione X. No? Quindi qua questa distribuzione di probabilità è una delta, cioè questo qui è 0, 1 quando x è uguale a 0 e 0 per tutti gli altri. Qui invece la distribuzione, diciamo, dove sicuramente quindi 0 è 0, no? Però poi andare a se volete un po' più impegnato, però poi quello di oggi è per migliorare con questa cosa. Quindi 0 è 0. Quindi 0 è 0 perché se no di Mangiadori non sarebbe normalizzata, cioè non sarebbe 1 la, cioè avete visto che l'equazione di evoluzione è t al tempo t più 1 uguale a mt, d'accordo? Al tempo t, d'accordo? E l'autovettore, quello che faremo oggi, l'autovalore di m corrispondente alla sonda asintotica deve essere per forza 1 per la normalizzazione della probabilità. Ma quindi, se lui c'ha una proiezione sullo 0, lo 0 c'ha già il suo autostato. Quindi se c'è un autostato con una piccola proiezione su di lui, pian piano va a cascare su quello, perché costantemente gli mangia massa, per bisogno. Quindi deve essere ortogonale, d'accordo? Perché sono... E quindi non deve avere proiezione sullo 0. E questo mi succede perché se vado in qualche maniera a pensare di mettere, che ne so, supponiamo che m è la frazione, è il numero, via, diciamo, numero di uni nella configurazione, m di x è il numero di uni nella configurazione x, m medio è somme su x di m di x per p di x. Quando su quel gap nello spazio delle fasi, quelli che noi vogliamo inserire nel piano sono configurazioni asintotiche. Quando lo facciamo con delle simulazioni e il numero di passi è finito, in realtà possiamo trovare un valore diverso da zero anche se la probabilità di andare in zero è sufficientemente piccola, giusto? Sì, sì, no, in realtà è così, noi faremo, diciamo, noi in realtà le simulazioni le facciamo sempre a n finito e a t finito, va bene? Ora, in realtà, noi dovremmo fare prima il limite per n che va infinito, perché per n finito, se t è veramente infinito, prima o poi vai sempre a cascare sullo zero, no? Perché la matrice è non riducibile, quindi c'è sempre a cascare sullo zero, solo c'è un tempo, come ho visto ieri, decisamente lungo. Ovviamente non si può fare limite per n mai infinito perché non si fa neanche un passo di simulazione. Quindi in qualche maniera bisogna scalare in maniera opportuna n e t, no? In maniera da farsi questi limiti. Però progettualmente questo deve andare all'infinito prima di questo qui. Poi, diciamo, ci sono tante cose da dire. Allora, dicevo, quindi, supponiamo avete definito la magnetizzazione di una configurazione e poi anche la magnetizzazione media. Di poter mettere qui la magnetizzazione, e qui la probabilità di tutte le configurazioni che hanno poi la magnetizzazione. D'accordo? Quindi la nostra probabilità è data da due contributi. Un contributo di molteplicità, cioè il fatto che c'è una configurazione con magnetizzazione 0, una configurazione con magnetizzazione uguale a n e tantissime invece no, che con magnetizzazione intermedia. Quindi c'è un fattore di molteplicità, essenzialmente una binomiale, cioè essenzialmente una gaussiana che tira verso di qua, più se vuoi una specie di potenziale che invece tira verso lo zero, perché se il potenziale è infinito, viene infinito per lo zero e poi praticamente sono costanti. Quindi sono questi due fattori qui, quindi questo per questo, no, mi dà qualcosa che in realtà per meno l'esponenziale di questo, meno l'esponenziale di questo, comunque mi dà qualcosa che, diciamo, questa molteplicità tende a portarmelo, no, nel senso, se non ci avessi questa buca qui, andrebbero sempre sicuramente qui.
No, se non ci avessi questa mobilità andrebbe sicuramente a casa di dentro, perché farebbero un random walk un po' più controllo, no? Il fatto è che c'è questa competizione tra tantissime configurazioni e una che se ci va a cacciare che c'è qui dentro, che praticamente se uno più importasse l'energia libera un meno TS, ci avresti il giochetto che potete vedere la punta con doppio potenziale. Bene, quindi questo è il... Però poi non è il costo teorico, se no si farebbe tutto. Lezioni su tutta questa roba qua, anche perché è generica per qualsiasi processo. Allora, però, a parte quello, andiamo un po' di invece tornare alla parte numerica e capire cosa vogliamo fare. Allora, per prima cosa possiamo, se non è molto numerico, vedere di trovare qualche approssimazione, perché anche molte approssimazioni possiamo trovare poi in maniera numerica. Allora, quindi, prendiamo la nostra equazione primo uguale a mp, quindi questa è un'equazione, che non è un'equazione, sono un insieme di 2 alla n equazioni, no? Per ogni componente di p, quindi non proprio bellissima. E allora, andiamo se vuol dire p di x1, xn, i più 1, uguale a somma su y1, yn, di tau, x1 dato y1, y2. Tau di x2 dato y2, y3, eccetera, eccetera, p di y1, y2, y3, p. Sorvoliamo un po' sul fatto che qui devo fare qualche giochetto per avere le condizioni periodiche, insomma. Supponiamo che sia così, senza stare molto a preoccuparsi sulle condizioni periodiche. Bene? Quindi questa è l'equazione originale, essenzialmente questa scritta in maniera esplicita. Allora, a questo punto voglio sfruttare questo fatto qui. Allora, per sfruttare questo fatto qui, fatemi scrivere qui un indice di quanto è la quanto è grande la distribuzione di probabilità, cioè quanti si diva. Allora, e teniamo conto che P, se io sommo, cioè se io faccio somme su l'amplitudine di x1, di Pn di x1, x2, x3, eccetera, ottengo quella che si chiama una distribuzione di probabilità ridotta, o probabilità, no? Cioè la probabilità n-1 di x con 2 con n. D'accordo? Questo è generale, Se sono su una componente, ottengo, ma comincio proiettando, no? Su un sottospazio più, dimensionalità più bassa, e sempre una distribuzione di probabilità è ben normalizzata, perché chiaramente tutti gli elementi sono maggiore o uguale a 0, e poi sommando sul resto mi farà 1, perché se questa faccia cosa, anche questa mi fa 1. Bene, allora voglio ora sfruttare questo giochetto qui dicendo che succede se io sommo su qualche cosa. Quindi, devo sommare su xn oppure su x1, questo è più facile. Se io sommo su x1, quindi questa qui la sommo su x1, qui ottengo pn-1 di x con 2 con n di più 1. Qui sommo su x1, x1 appare solo qui, ma sommare su x1 per come è fatta la t vuol dire che questo va via, ma perché tau di 1 fa la stessa cosa, tau di 0 la stessa cosa fa 1, no? Quindi questo diventa uguale, somme su y2 somme su y1, y2, yn, e questo non c'è più, tau di x con 2 dato y1, y2, tau di x con 3 dato y3, y4, pn di y1, yn, oh, ma c'è proprio più delle regolate, Pronto? Ma sto facendo lezione, come tutti i giovedì. Ciao, com'è andata? Sì, va bene, ma è interrotto.
No, lo so, è qualche cosa. C'è tutta una prima possibile, sicuramente dopo le 6 e mezza. Grazie. Va bene? Allora, cosa succede? Vedete che a questo punto io posso sommare da 2 se y2, y3, posso sommare su y1 di qua perché non c'è più. E quindi anche qui posso eliminare questo oggetto qui. No, qui diciamo essenzialmente posso scrivere la stessa equazione in marco, però posso vedere come una catena di equazioni che tipo fatto così: P1 di x1 dato al tempo di P1, scusate, P1 come tau di x1 dato y1 y2 P2 di y1 y2 t sommate y1 y2. Cioè questo lo posso ridurre tutto, ma già tutto mi devo fermare quando qui ce ne posso anche avere una sola, ma qui ce ne bisogna che sia due perché c'è la tau, no? E quindi questa è quella più piccola. Veramente mi dice che la probabilità di singolo sito dipende dalla probabilità congiunta dei due siti, no? Poi avrò una serie di equazioni che P2 di x1 x2 di P1 sarà somma su y1, y2, y3, tau di x2, dato y2, y3, tau di x3, non so, di x1, dato y1, y2, tau di x2, dato y2, y3, p3, y1, y2, y3. Torna. Per questo diciamo x1, x2 sono nomi, sono componenti di un vettore, non è che c'è una relazione questo con questo qui. Devo fare tutti i valori di x1, tutti gli x2, quindi queste sono due equazioni. Cioè, da 1, x1 uguale a 0 e x1 uguale a 1. Bene, anche se poi in realtà, essendo legate alla normalizzazione, me ne basta una sola. Queste sarebbero 4, anche se poi me ne bastano 3. Nel secondo non posso sommare su x1. Non puoi sommare su x1 perché c'è qui. Cioè, sommare è la prima. Se sommi su x1 è la prima. Ah, ok, è la stessa. Ok, certo. E per esempio, sono tutte cose. E però non si chiudono mai, perché no? Per avere questo c'è bisogno della P2, per avere la P2 c'è bisogno della P3, per avere la P3 c'è bisogno della P4 e così. Torna. E quindi è una gerarchia di equazioni, quella che si chiama anche LGBKY, ma insomma, in realtà questo qui è per qualsiasi sistema che ha interazioni locali, quindi sia sistemi dinamici e così via, c'è una famosa equazione che qui è una forma più semplice possibile, perché il sistema è più elementare possibile. Ma quella è la gerarchia di non dei lussi, questo ce ne sono 4 e basta. L, B, K, I, c'è K, Ugmod, eccetera, eccetera. Cioè, nel senso, se volete, la stessa formulazione si fa in sistemi dinamici quando si fa la trattazione di Euclide, non so se l'avete fatta. Se avete il discorso è lo stesso, cioè io ho un globino, questa volta pensatelo nello spazio delle fasi di un gas, di un sistema dinamico, no? Cioè, queste sono le varie coordinate, queste sono le varie velocità e così via. Qui c'è un globo di condizioni, no? E chiaramente cosa dico? Vado a fare un tipo di equazione di Boltzmann, cioè da dove viene queste condizioni vengono da altri posti per via di una collisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? E qui c'ho l'equazione di tutto il sistema, che è proprio meno equivalente a questo.
costo di idea, neanche andare a vedermi però sommando su tutte le funzioni di una singola particella, che chiaramente dipende da tutte le particelle che possono collidere. Quindi se faccio solo collisioni binarie, la probabilità di una particella mi dipende la probabilità di collisione e la probabilità congiunta di dove stanno le altre particelle. Ma allora la probabilità congiunta delle particelle dipende da le collisioni e la probabilità congiunta di quattro particelle e così via. Quindi dipende da queste cose. No? Poi Boltzmann cosa fa? Fa l'ipotesi di caos molecolare e dice la probabilità congiunta la scrivo come prodotto di probabilità, perché faccio ipotesi di essere completamente scorrelate e quindi chiudo l'equazione. Possiamo fare lo stesso anche qui. Cioè l'equazione, diciamo, l'ipotesi di caos molecolare di Boltzmann è quella di dire, beh, suppongo che siano completamente scorrelate, quindi qui 2 di x1 x2 per me è uguale a più 1 di x1 più 1 di x2. Bene, questa, poi vedremo qual è, lasciamo un momento perché poi ci diremo qual è, diciamo, in qualche maniera l'implicazione per più che topologica. Ok? Allora, se io faccio questa, a questo punto posso chiudere qui, a questo livello qui. Bene, e cosa ottengo? Ottengo che... P, a questo punto chiamiamola P, P uguale a P1, cioè P di X1, ma cosa scrivo di P di 1? Perché tanto di primo, tanto di 2, no? No? Tanto quindi 0 è 1 meno P di 1, quindi tanto vale che faccia per 1. E quindi è come dire M, La probabilità di avere un 1. Sarà uguale a che cosa? A tutte le combinazioni, quindi c'è però 0, 0, 0, 1, 1, 0, ma la stessa cosa quindi tanto vale 22 per, e poi c'è però 1, 1, no? Di tau per fi. Allora, questo è 0, perché tau di 1 dato 0, 0 è 0. Qui ci abbiamo P, 2, P perché è la probabilità di andare in 1 dato 0, 1 o anche in 1 dato 1, 0. Per che cosa? Abbiamo chiamata M, quindi c'è 1, 0, 1 meno M. Per M. E la probabilità di 0 è 1 meno la probabilità di 1, quindi 1 meno M. E la probabilità di 1 è M. Più Q, la probabilità che 1, 1 vale 1. Per M uguale. Torna? Quindi vedete che nell'approssimazione più semplice, perché si applica anche meglio, e abbiamo un'equazione semplice, M' uguale a 2P M meno 2P M quadro più Q M quadro, mettiamo in evidenza 2P più Q meno 2P M quadro. Torna? Dovrebbe essere la stessa equazione prima. Allora, possiamo subito verificare che effettivamente c'è questo solo assorbente, cioè per M uguale a 0, M uguale a 0. Quindi, no? Allora, quindi, andiamo a cercare questo asintotico, quindi M costante. E mettiamo a livello del tempo e quindi la soluzione chiamiamola M1 è 0 e la seconda soluzione è appunto semplifichiamo un M, abbiamo M uguale a 2P diviso 2P meno Q. Torna? Porto il suo equilibrio dall'altra parte, che almeno si insegna meno, può scambiare il denominatore in maniera che vada via. Se rimane più uno, meno uno. Meno uno, no? Ah sì, scusate, meno uno. Meno uno, quindi mi viene... no, meno uno. Sì?
Sì, quindi per semplificare, quindi è 1 meno alfa, è 1 meno 2π diviso q meno 2π. Bene, 1 meno 2π, perché qui c'è che rimane 1, diviso q meno 2π. Vabbè, e allora, possiamo vedere a questo punto la stabilità. Andiamo a vedere la stabilità della soluzione 0, quindi la stabilità, facciamo una perturbazione della soluzione 0, che è piuttosto facile, perché la chiamiamo dentro la perturbazione, l'equazione è ovviamente la solita, 2π delta, no? E teniamo via il termine delta quadro che non ci interessa nulla, quindi è questa, no? Quindi il moltiplicatore è questo. E quindi per 2π minore di 1 m1 uguale a 0 è stabile, e per 2π quindi π minore di 1/2, e per π maggiore di 1/2 m1 è instabile. Torna. E quindi diciamo, questa prima livello di approssimazione, diciamo, la transizione è così, qui c'è 0. E qui c'è diverso da zero, e poi se vi fate un po' vedere, vedete, cioè, vedete le curve di livello che sono fatte in questa maniera. Cioè, se mettete m uguale a costante, no, se mettiamo m uguale a costante, abbiamo che q e mq meno 2mp uguale 1 meno 2p. Non si scala quello di livello, no? E quindi abbiamo Q, diciamo qua, Q, guarda che viene 1 più P che moltiplica 2, anzi 2P che moltiplica M più 1 diviso M, guardate. Uno, ma qui c'è un meno 2p, quindi qui c'è un meno, d'accordo? Qui sembra che una cosa in questa maniera qua. Allora, che si fa qui? Se la sbocca lasciamo prendere di qua, dunque se metto. Vediamo un po' se è vero che non è più come ordine. Se p uguale a 1/2 deve venire q uguale a 1, indipendentemente da m, è vero? Mi viene 1 più m meno 1 diviso m q uguale a 1. Quindi in fascia di rete centrato qua sopra, no? Poi se mettiamo, diciamo, il limite per m che va a 0, il limite per m che va a 0 di questo oggetto qua, per p uguale a 1, chiaramente cosa mi viene fuori? Perché intanto m uguale a 0 qua mi viene 1, no? E no, 1 meno 2p, sotto c'è 0, m che va a 0. Quindi ovviamente solo per p uguale a 1/2 ci può essere un limite, no? Sensato. Quindi a questo punto mettiamo p uguale a 1/2, quindi sarà di nuovo 1 più m meno 1, no, a questo punto è il contrario, scusate, a questo punto riprendo questa, riprendo questa qui e guardo sulla linea più uguale a 1/2 mi viene m uguale a 0, d'accordo? E che ne so, sulla linea q uguale a 1, q uguale a 1, 1 meno 2p e 1 meno 2p, quindi m uguale a 1, no? Indipendentemente da p, quindi p è 1, questa è la linea 0 e poi ci sono varie linee di livello. Quello che diciamo, si può fare questo giochetto piuttosto divertente in cui, diciamo, se volete, la transizione di fase viene mappata e la biforcazione di un sistema dinamico. Bene, perché qui abbiamo una biforcazione, cioè che vuol dire? Vuol dire che fino a qui c'è una sola soluzione stabile di questa equazione, qui
diciamo, se volete una qualsiasi delta che passa, c'è una soluzione stabile, è uguale a 0, che diventa instabile e appare un altro ramo stabile. Qui mettiamo su questa riga qua, qui c'ho P e qui c'ho R. Che ne arriva qua e così di fuori. Tornando in questo è un gioco, solo che è abbastanza diverso da quello che poi ci danno le simulazioni numeriche. Le simulazioni numeriche invece vi danno una transizione, diciamo, qua. Quindi qualitativamente è simile, però è abbastanza diverso. Quindi uno si può anche domandare ma che approssimazione di queste valli, che approssimazione di queste non è valli. Allora, essenzialmente il fatto che abbiamo buttato via le correlazioni, perché diciamo noi che cosa abbiamo? Che abbiamo che un sito a tempo t dipende da due siti a tempo t meno 1, i quali a loro volta dipendono da tre siti a tempo t meno 2 e no? Dipendono da quattro siti al tempo eccetera. Perché mi fallisce l'ipotesi di decorrelamento, di decorrelazione, perché questi due hanno dei predecessori in comune, no? Quindi le correlazioni nascono perché non è che questi, diciamo, vengono su storie completamente diverse, ma vengono fuori se hanno un predecessore in comune, no? Quindi se io invece lo aprissi, lo facessi su un albero, l'approssimazione è esatta, nel senso che questi due sono assolutamente correlati, hanno, vengono da storie completamente differenti. No? Tornando. Ora, chiaramente la cosa è vero, però quindi quello che posso fare è, se io invece di cioè il mio retino, invece di prendere gli oggetti così che sono altamente correlati, posso prenderli a caso. Posso dire, questo mi dipende da questo e da questo qui, questo da questo e da questo, questo da questo e da questo, e così via. La probabilità che i due siti vicini dipendano da un sito comune, no, nel limite di n va infinito, è praticamente 0. E anche, diciamo, quando stiamo anche facendo, prendendo due siti qualsiasi, tanto a questo punto tutti equivalenti, e andando a costruirmi tutto l'albero degli antecedenti, no, prima di trovare un overlap, nel limite per n va infinito, devo andare su tutti i tempi remoti. Torna? Quindi, se siete l'ipotesi di campo medio, è uguale a questo che ho detto qui, prendere a caso. Ora, in principio bisognerebbe riprenderli a caso a ogni passo. Ma in realtà anche se uso le stesse connettività messe a caso, quasi sempre, tranne casi particolarmente sfortunati, viene sempre la stessa roba. Cioè, posso usare, questo si chiama approssimazione a NIL, cioè in cui è ricotto, sarebbe la ricottura per cui diciamo anche questi cambiano, mentre se uso invece la presentazione quench, cioè in cui le connessioni sono sempre costanti, invece rimangono sempre lì. Allora, quello che fece notare Watts e Strogatz una ventina di anni fa è che io posso anche giocare e fare una transizione tra, giocando sulla connettività, tra un reticolo regolare e un reticolo disordinato. Io posso partire dal reticolo regolare, scelgo una frazione P di link, gli stacco la link e gli metto a caso. E mi domando se, e poi lo lascio congelato, questo lo faccio all'inizio e poi lo lascio. Cosa succede
Allora, si può far vedere che dipende un po' dalla dinamica, eh? Le dinamiche più semplici con la percolazione e così via. In realtà si può far vedere che le proprietà globali rapidamente vanno nella tradizione di Campomelle, per più molto molto piccoli. Mentre se io vado a vedermi per esempio osservabili locali, cioè nel senso il discorso di Walter Strogatz era un discorso del tipo, io posso avere delle osservazioni locali, cioè per esempio andare a vedere quanti dei miei amici sono, se conoscono tra loro, hanno un precedente comune, che è un po' il discorso locale di vedere quante correlazioni ci sono sul mio grafo, d'accordo? E questa è una situazione locale. Viceversa, posso fare osservazioni globali, tipo appunto andare a vedere quanto è la monetizzazione e cosa succede. Allora, cosa succede? Succede che, se volete, qui c'è P che va tra 0 e 1, che è la probabilità di mettere lì caduta a distanza rispetto a quelli a corta distanza, e qui c'è, diciamo, una proprietà globale e una proprietà locale. Allora, la proprietà globale fa qualcosa di questo tipo, dove qui c'è, diciamo, dove qui c'è il campo medio e qui c'è il reticolo. Cioè, rapidamente, nel piccolo valore di qui già si vedono proprietà globali del tipo campo medio. Mentre la proprietà locale tipicamente vanno così. E quindi c'è tutta una regione in cui ho il discorso è, c'è un paese collegato, diciamo, stile medievale, no? Quindi c'è tante città tra loro collegate a pinici, eh? Questo è il mio paese. Bene, fatelo molto grande. La proprietà globale è per esempio quanto mi ci vuole da andare da ogni coppia di siti presi a caso. E quello siamo il diametro del grafo. No? E chiaramente questo lì tipicamente scala come, prendo un spazio di grafo, no? Prendo un reticolo regolare, scala come, che cosa? Ci guardate il numero di siti. Poi si cominciano a apparire le linee aeree. Le linee aeree sono dei collegamenti tra pochi siti, no? Quindi quello, vedete, d'accordo? Allora, localmente se ti domandi solo quanto ci ci vuole per esempio per fare un tour e tornare sullo stesso villaggio, no? Ovviamente la rete è fatta così, no? Quindi, diciamo, il numero di triangoli, no? Oppure il numero dei piccoli loop, qui sono quadrati e così via, d'accordo? Questa è quello che può fare localmente per dire, oppure come vado lontano in due o tre passi. Però probabilmente il diametro del grafo si è ridotto a pochissimo, perché ovviamente va dal numero dell'aeroporto più vicino, quindi l'aereo, e va dall'altra parte. E allora questo qui è quello che si chiama l'effetto small world, perché dice che quando diventa piccolo, non appena c'è pochi collegamenti a lunga distanza, anche se localmente mi sembra non sia cambiato nulla. Dal punto di vista di campo medio, questo qui dice che appunto le tradizioni di campo medio che falliscono quasi sempre su sistemi altamente correlati, cioè una struttura di tipo di loop, di solito tornano a essere valide non appena aggiungo o rimpiazzo dei collegamenti locali con dei collegamenti a lunga distanza. Abbiamo visto che tipici articoli fisici non permettono questi giochetti qui. I fisici di solito non hanno tradizionalmente considerato questi problemi, infatti deve essere scoperto. Ma se volete Interstellar è un
esempio, qui dicono molto, no? Fanno i wormhole, dopodiché andare dall'altra parte della galassia, in un'altra galassia, di cosa, diventa un gioco dei ragazzi, basta arrivare fino a Saturno e poi prendi i wormhole per finire sul Gargantua. No? Quindi, nella relatività generale, può prevedere una transizione di un wormhole. Vabbè, quindi una delle cose che si possono fare oggi, per esempio, è di provare a vedere che succede mettendo legami per una distanza. Un'altra cosa che si può fare, che avevo accennato ieri, è quella di costruirsi la matrice M, che si fa su, diciamo, facciamo su MATLAB o tablet, perché sono in cinque la palla, che si può fare. Allora, quindi l'idea è anche di costruirsi la matrice M, trovarsi i primi autovalori, lambda 1, lambda 2, lambda 3, e vedere cosa succede, per esempio, questo è il nostro P e Q, stabiliamo una maniera di attraversare la transizione di fase, per esempio così, o così, o così, come vi parla a voi, e si va a vedere cosa succede agli autovettori, agli autovalori, via via che ci avviciniamo alla transizione di fase. Abbiamo un autovalore su questa retta qui, no? Diciamo qui c'è P, qui c'è lambda, un autovalore è sempre 1. Ma quando arriviamo qui, deve succedere che anche il secondo autovalore diventi del genere, o il primo, almeno il secondo autovalore dovrebbe esserci anche di più. D'accordo? Quindi possiamo anche notare cosa fa lambda 3, lambda 4, eccetera, eccetera. E questi possono, diciamo, sia andare qui, sia anche andare altre parti. E quindi questo qui. Ora, dovendo prendere i vettori, i dato valori, è più facile farlo in massa che farlo in C, come si dovrebbe fare anche in C. D'accordo? Beh, allora le mani e si prova a fare. Più efficiente, però
Quindi costruiamoci proprio tutta la nostra ICM, anche se in realtà non conviene dal punto di vista numerico, quindi un po' di costo e da poca informazione. Quindi M di X Y, X dato Y. Come si va a costruire? Si va. Per tutti voi avete MATLAB o OCTAV? Se no si può fare anche C, però bisogna poi scendere la routine per trovare gli altri valori. E si può, ma diciamo la routine si può copiare da quella che si è fatta per trovare gli altri valori, perché gli altri valori farà più di un altro valore di una matrice, di un prodotto di una matrice. Cioè basta tirare tante volte una matrice su insieme di vettori. Intanto facciamo questa ricerca. Allora, quindi, cosa dobbiamo fare? M, questa è uguale al prodotto di tau di x dato y, y più 1. Quindi dobbiamo fare questa ricerca. Come si fa? Vabbè, chiaramente gli si dà D e Q e si sostituiscono le tau. Il primo valore che l'ha fatto poi. Bene? Tanto un metodino di qualche elemento. Dopodiché ci sarà un for x che va da, quindi il problema è che dovremo continuamente sommare e sottrarre 1, perché purtroppo gli indici di MATLAB vanno da 1 a n, mentre qui si lavorando con 0 e 1 sarebbe più facile. Quindi proviamo che intanto lavoriamo con i nostri indici e poi dopo si metteranno forse quelli di MATLAB. Quindi, for x che va da u, quindi stabiliamo anche quanto deve essere n, mettiamo su 3, quindi va da 1 a 2 alla n meno 1. Poi abbiamo il for y che va da 1 a 2 alla n meno 1. E va, questi sono numeri. Ora però qui conviene convertirli in vettore numeri e va di bit. Allora c'è una funzione che si chiama dect2bin che fa? Che prende un numero e lo converte in purtroppo un array di caratteri, invece con un insieme di interi. Quindi dect2bin di si chiama xx dec to bin di x virgola di, ovvero con n, e ci prende, per esempio se io ho x è 2 e n è 3, lui mi restituisce 0, 1, 0. Vale. Però lo restituisce come carattere, non come 2. No? Essenzialmente 49, 50, 49, perché il codice asce dello 0 e dell'1. Quindi noi facciamo? Ci facciamo meno 0. Quindi lo 0 diventa 0, l'1 diventa 1, l'1 carattere diventa 1. So perché manca che sono tanto di completarsi la vita. E l'altra cosa che fanno, ovviamente, che gli passo 3, non mi restituisce, che mi restituisce 0, 1, 1, cioè dove, no, questo è tutto il contrario, dove dovrebbe teoricamente fare, perché cioè, questo qui è la prima componente, questa è la seconda e questa è la terza. Quindi me lo restituisce, se volete, in ordine opposto, rispetto a quanto sarebbe più logico che facesse, però quello ci importa poco. E quindi attenzione y uguale dec tu bin y n meno 0. Dopodiché mettiamo le cose al bordo, quindi y in questo momento va da 1 a n, quindi y è n più 1 uguale y di 0.
questa maniera, diciamo, no? Abbiamo messo le condizioni periodiche nella zona barra. Torna. A questo punto dobbiamo fare un loop per costruirsi questo prodotto. Chiamiamo P questo prodotto. Chiaramente dobbiamo partire da 1 e poi continuare a moltiplicarlo per le varie componenti. No? E poi abbiamo qualcosa tipo for k che va da 1 a n p uguale a p per tau di x di k, y di k più 1. Torna. Peccato che non funziona così. Gli indici di matta arrivano da 1 e non da 0, quindi dobbiamo fare per più 1 a ogni oggetto. Perché gli indici delle matrici di matta per forza partono da 1. Non si può essere diviso. Quindi questi sono 0 1, no? Alternativamente qui non ci levate 0, ma ci levate, ci sommate 1 direttamente qui, ecco, più 1. Meno 0 più 1, meno 100 0 più 1. Però dopodiché uno se più piano fa saltarsi la cosa non capisce più niente, secondo me. Giornata. E basta, questo qui, and, e poi niente, a questo punto è m di che cosa? Quali sono gli indici di m? X più 1 and torna. E questo si può fare la prima volta in Cina, cioè in un segno in Cina. Tu mi prendi un numero e ti restituisci una stringa, no, un vettore di caratteri, asci, corrispondente agli 0 e gli 1 della stringa. Perché hanno fatto questo quando gli avevano scritto il tipo? Sarebbe facile farlo anche in C, devi passare x, n, il puntatore dove mettere il risultato, dove non va per prendere modulo. Non hai risposto su internet, diciamo in C sarebbe dec bin int x int n int asterisco v dove buttarli, no? E tipo qua int i for i uguale a 0 i minore di n i più più v di i uguale a i uguale a x modulo 2 x diviso uguale 2, tanto si passa per il valore.
non è molto lunga. Bisogna prendere il modulo che è deve essere la divisione per 2. Anche questo qui me lo dà il segno contrario, eh? Poi esattamente come fa detto B. E poi mi divido x per 2 puntando il resto perché è la divisione tra interi. Quindi è come dire, se x lo faccio in base 2, questa operazione modulo mi dà questo oggetto qui. La divisione per 2 lo fa per shiftare. Qui si vorrebbe anche mettere x shift shift uguale 2, eh? Sarà esattamente uguale. Che vuol dire shiftare? Sì, volevo dire shiftare io. Torna? Quindi detto bene, non è quello il problema di scrivere in C e così via. Ma quello che è proprio pazzoso è che, diciamo, dopodiché questo me lo trova, cioè scrive la matrice per un certo P e un certo Q. Se poi fate EIG di M, no, vi dà il tuo valore. Perché c'è una parte reale e una parte complessa. E qui noi facciamo ABS di M mi dà il modulo, d'accordo? Ovviamente mi dà in, diciamo, in ordine veramente anomalico, qual è? E qui noi facciamo anche sort di ads descent, così che so che il primo è quello più alto, il secondo è quello più basso e così via, d'accordo? E in questa maniera ciò quelli che mi interessa, no? Chiamiamo lambda uguale. Bene. Quindi questa è la parte che in C o pigliare una libreria oppure prendo dal programma che avevamo scritto per fare gli esponenti di Lyapunov il pezzetto che mi fa la Gram-Schmidt di una serie di vettori. Perché per fare questo posso semplicemente moltiplicare 100 volte la matrice per i vettori tenendo le calpe ortonormali e andando a vedere come cambiano, come aumentano, come diminuiscono i moduli e mi dà esattamente questo oggetto qui. Quindi in realtà si è già scritto, questo può prendere da quello là. E poi dopodiché questo qui va fatto for qualche cosa di PTV. In maniera che poi qui mi salvo che ne so, 3-4 autovettori su un vettore, no? E quindi alla fine di questo si va a avere uno o più vettori che entra lambda 1, lambda 2, lambda 3 in funzione di vari valori di P. Non lo voglio, alla fine è un vettore di P, di vari valori di P, no? Corrispondente poi a qualche valore di Q, a seconda di cosa, come decido di tagliare il mio coso e poi un vettore di valori corrispondenti degli autovalori così che poi posso chiamare il plot e farmi vedere come avanti. La cosa è quella che ho fatto in 4 ore prima di cominciare la lezione e questo è così, però così fresco ho fatto il mio anno. Oh, e casomai se uno vuole farlo in C può o appunto o magari si fa anche in C me lo metto anche in C comunque o uno lo fa come prendendo si sta
o in ottava. Fortuna c'è anche l'alternativa libera. Come sintassi è sempre la stessa? Di che cosa? Di ottava rispetto a... Uguale. Avvicinare lo stesso programma senza problemi su uno su quell'altro. Ottava. Ma lo faccio vedere. Allora, quello là è stato acceso. Andiamo a tagliare una botta. L'unico radio stab è che stamattina si è piantato. Allora, guardiamo. Prova sia con ottave che con un'altra versione di sviluppo. La sintassi è identica. Se i programmi di Lepanto le girano su ottave, viceversa non lo so. Ce l'hanno ripristinato. Poi
No, perché sono dannose, perché quello è convinto dal ministro bancario e poi. Sulla distinzione che non fai del tale è sempre puntuale. Sì. Qua sta pensando. Anche se ti sei piantato il romanzo, cioè, prima volta si è piazzato. Allora, proviamo. Allora, proviamo a farlo con tardi. Allora, apri. Dunque, allora, questo dovrebbe essere, questo è il file semplice, cioè per un certo valore di P e di Q e di Q. Lui, allora, questo è giusto per preallocare la matrice, non che serva, però è sempre una buona prassi su MATLAB di preallocare, perché almeno lui, perché se no tutte le volte si aggiunge un elemento, lui aumenta la matrice, no? E quindi a volte magari programmi qui non succede nulla, quando il programma è molto grande, quando succede una aggiunge un nuovo elemento, quindi deve ingrandire la matrice, non c'è spazio di memoria, c'è da trovare un altro spazio di memoria, compresso tutta la matrice, no? E poi ricominciare a allungarla. Poi dopo trovo un altro blocco, allora si casca un altro posto di memoria, ricopre tutta la matrice, se invece dica all'inizio fammi uno zerone ma grosso quanto è tot, almeno sta lì. Dopodiché vedete che inizializzo la matrice di transizione, scritta proprio come T. Tutti questi più uni sono almeno sono Z uni, quindi qui essenzialmente è la normalizzazione della matrice, della proprietà di transizione, perché tau di 0 è uguale a 1 meno tau di 1. Poi questa qui che è chiamato x y, è giusto per vedere che cosa succede, no? Xx y y y y, queste sono le condizioni periodiche, ok? E poi dopodiché ciò il prodotto delle probabilità di transizione. No, quindi comincio con più uguale a 1 e poi per tutti i bit, qui faccio anche faccio dire quanto valgono giusto per essere sicuri. No? E poi m di x più 1 y più 1 è uguale a p. Quindi questo diciamo è il nostro programma e andiamo. Quindi ora, questo qui è il processo di costruzione della matrice, cioè cominciamo, osserviamo l'elemento 0, 0. Questo video si fa con l'introdotto di tre pezzettini che perché sono 0, 0, poi 0, 1, questi sono i pezzettini, no? Quindi la y è 0, 1, 0, perché c'è le condizioni periodiche, no? Anzi, 0, 0, 1, 0, quindi questo può valere il contrario, viene 0, 1, 1, 0 e poi 0, 0. In realtà deck to video non dà l'incontrario, quindi in realtà mi dà 1 e poi è proprio l'incontrario, insomma. E quindi la matrice M è questa qui. Se io faccio la somma sulle righe
mi viene tutto 1, che va bene, vuol dire che è una tesi di Markov, gli elementi sono tutti o 0 positivi. E appunto a questo punto se faccio sort di A di Abs di A di M descend, questi sono gli autovalori per P uguale a 0,8, P uguale a 0,6, che siamo oltre la transizione. Ci mettiamo P uguale a 0,5, P uguale a 0,7 dovremmo essere prima della transizione. E quindi se cioè, qui è 8,5, 0,85 scusate, mentre prima era quasi 1 praticamente, perché eravamo prima e dopo, no? Qui era 9,76, 0,97, bene? Chiaramente a questo punto bisogna fare qualcosa di un pochino più, fare, come dicevo, automatico, quindi avevo fatto questo qui, che non ci voglio neanche dire XXX. Quindi ho fatto che questo qui è il contatore della P. Non faccio direttamente il gruppo sulla P, perché tanto se lo voglio su un vettore, tanto vale usare un indice intero. E quindi mi calcolo la P, no? Prendendo questo indice, le vado di 1 in maniera che parta da 0 e dividendolo bene. Quindi se vado di quanto metto questo N qui, è tutto diverso rispetto a quello lì, chiamiamolo monogrammare. R. D'accordo? Quindi ho trovato di quello che ho trovato è qua lo metterò a posto. E poi dopodiché prendo questi autovettori, il valore assoluto degli autovettori, cioè il modulo degli autovettori, e lo metto in E e poi mi calcolo due vettori di P, che non è nient'altro che la probabilità per la simulazione, e lambda, che sono i primi 4 autovalori. D'accordo? Quindi, se la faccio eseguire, dopodiché io faccio il plot di P, virgola, lambda, ho chiamato, come ho chiamato, e no, lambda, sì. Lambda, questo è l'andamento dei 4 autovalori della matrice di Markov al variare di P sulla linea P uguale a P uguale a P, d'accordo? Quindi cosa succederà poi? Quindi vedete che poi bisogna fare veramente l'analisi un pochino più sofisticate intorno a sarà la membrana, se si può garantire assi grigli a scala qui intorno mi sembra 0,75 0,7, poi chiaramente bisognerebbe fare un po' di scaling, perché ancora sono differenti, ma questo è solo fatto per n uguale a 4, poi bisogna fare un po' di scaling per vedere cosa succede, non fare solo stato. Forse così, non scalo, ma... No, ma più o meno da queste parti qui mi aspetto che ci sia la transizione di fase, quando questo diventa uguale a 1. Quelli degli altri sono molto diversi, quindi mi attestano solo a un componente. Mi sembra che se invece andiamo a guardare, vediamo un po', tipo per D uguale a 6, 5, vediamo quello che succede, perché qui sale, aumenta esponenzialmente la percentuale. L'altra cosa è già matta, è tanto comodo, ma anche tanto lento. Va bene, vediamo un po' cosa succede. Questo è uguale più o meno,
funzionerebbe bene, cosa succede, non sono sicuro che funzioni tanto bene. Ma troppo. Ma addirittura perché qui qua per cambiare. No, se deve andare più in là un po'. E vogliamo invece per esempio a questo punto uno può divertirsi a vedere cosa succede anche qui più uguale a zero. No? E quindi per Q uguale a 0 appena inizia a fare il conto mi sembra che ci fosse chiuso un altro valore del genere e no, vabbè. Allora, ho trovato qualcosa che non funziona. Vediamo com'è, facciamolo, creiamo qua a 3, così c'è ancora una cosa plausibile. No. Perché P mi è... Aspetta, quanto è P? Ah, questa è l'ultima cosa. Quello di prima prendiamo questo qui, allora mettiamo Q uguale a 0 dunque questo è 1 di 0 è detto di sort. Ho trovato valore 1, ho trovato 35. Vediamo che questo ritorna a 0.8 dove ci dovrebbe essere in grosso modo la transizione. Vediamo che succede. Ma mi sembrerebbe più o meno ci siamo, cioè, no? Perché quell'altro non funziona. Questo qui è detto Q uguale a 0, P sarà quello che vuole, tanto tau è qui. Siamo di uguale a 3. Faccio lambda di 2
2, che mette al secondo, 2 punti virgola 3, e il terzo, e il quarto. Ah, sono i 3 e 4 che sono qua. Allora, proviamo un po' a vederlo, ma un po' più di così, virgola 5. Forse ti guarda anche quello di prima, perché anche quello di prima era sbagliato. Fatto? Vabbè, allora diciamo, ora qui la massima convergenza ancora non è che si vede granché, Posso provare a farlo con... Perché qui vedete, proprio grosso, di una rassegna un po' quanto ci mette se io metto in effetti se io cambio il valore di 1 e poi faccio girare un altro programma ovviamente non succede proprio niente, torna, mi sembrava proprio uguale. Mi sembra che ci avesse messo un pochino troppo a farlo, troppo veloce. Guardiamo la famiglia. Sopra. E ancora la vedo. Dovrebbe andare a 0.8. Azzardiamoci, non è uguale a 6, vediamo un po'. Allora, dicevo che in realtà la matrice M, in questo caso, è una matrice molto sparsa, quindi o si dice a MATLAB che è sparsa, che la maggior parte degli elementi sono zero, no? E quando la matrice è molto sparsa, fare il prodotto di matrice è una quantità di aumento di tempo di calcolo, perché non si fa altro che sommare zero. Quindi o si dice a MATLAB che è sparsa, che vuol dire che la tiene in un formato diverso, cioè invece di tenerla come vettorone, la tiene come lista di indici, valore di differenza di 0. Oppure si implementa, diciamo, direttamente il prodotto di una matrice, però non so quando lo sto a fare. Vediamo un po' che succede così. Bisognerebbe fare lì, diciamo, lottandoli insieme, probabilmente è un po' più vicino. Poi ovviamente l'idea di mettere uno sull'altro e poi fare uno scaling. Comunque questo è tanto per dirvi che l'approccio, diciamo, con le matrici di Markov, perché sembra tanto bellino, ma non si va molto in là. Va bene, direi se venerdì la posso qui. Allora, se ci avete voglia, prendete il programma di ieri, no? Cosa bisogna fare? Bisogna farsi anche un vettore delle connessioni, no? Cioè, per ogni sito ci sono due valori, cioè che sono gli indici dei delle celle connesse a quel sito lì. All'inizio perché semplicemente la i e la i più 1, che dovrebbe tornare esattamente uguale. Poi una frazione di queste le mettete a caso e se c'è un numero sufficiente messo a caso dovrebbe venire la condizione di campo meglio rispetto a quella. Ma io probabilmente ve lo sulla lezione e poi giocateci un po' con i programmi, perché ovviamente si impara solo quando ci si mette le mani sopra, oltre al fatto che abbiamo già preparato l'esame. Dettagli. L'idea è quella, se voi giocate i programmi, ci fate un po' di modifiche e poi ce l'avete già pronto per fare l'esame, vedete uno o due di queste che avete fatto, sono delle lezioni.
Oh, in realtà potete anche lavorare in coppia per l'esame, però dovete produrre due cose differenti. Può essere anche divertente, non farà poi più che fare una cosa. In particolare, qualcuno vuole accoppiarsi con, come si chiama la nostra mia spagnola? Marta? Marta, visto che sta un po' più di difficoltà per tutta la lingua, se qualcuno vuole fare un po' più di lavoro. Come funziona con questo pare? Ah, quindi start stop.